Professor Giuseppe Mauro, economista nonché docente universitario, abbiamo scelto un luogo simbolo, la stazione, per parlare di ripartenza dell'Italia anche attraverso questo decreto sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri. Quali sono i punti essenziali di questo decreto? Ma il decreto si sostanzia in 32 miliardi che sono sostanzialmente divisi in 11 miliardi a favore imprese, professionisti, partite IVA e 8 miliardi per la cassa integrazione. Poi c'è un ulteriore blocco dei licenziamenti, direi quasi necessario, fondamentale, e poi ci sono tutta una serie di capitoli più o meno significativi che riguardano la scuola, l'università, l'acquisto di vaccini per circa 2,8 miliardi, che è una cifra abbastanza consistente, e anche il reparto neve per aiutare questo settore in forte crisi, e c'è anche un contributo ad personam per gli autonomi, nonché, ripeto, capitoli a parte anche per quanto riguarda il potenziamento del reddito di cittadinanza e di emergenza e per quanto riguarda poi le cartelle esattoriali, un blocco, purché però, ecco, questo è il punto, per soggetti che abbiano un reddito inferiore a 30.000 euro. I provvedimenti per le imprese sono fortemente legati a una perdita di circa il 30% subito nel corso della pandemia. Però già si sta configurando per i prossimi mesi un nuovo provvedimento di circa 20 miliardi. Quindi io penso che tra l'intervento nazionale e l'intervento regionale le due cose possono in un certo senso interagire e contribuire, se non altro, a frenare l'andamento catastrofico di questa pandemia. D'altronde lo stesso Draghi lo ha ammesso, essere un decreto parziale, insomma, e poi lo ha detto anche una frase forte, ha detto quest'anno i soldi non si possono chiederli agli italiani, ma si devono dare. Tenga presente che questi provvedimenti che io ho citato, soprattutto quello relativo alle imprese, al ristoro per le imprese, sono provvedimenti a fondo perduto. Oltre alla tempestività, occorrono pure provvedimenti che siano abbastanza sostenuti, abbastanza forti. Ecco. I ristori alle imprese, ad esempio, quando potrebbero arrivare? Ma io credo che questo provvedimento debba consentire il prossimo mese, il mese di maggio, anche perché per esempio il blocco dei licenziamenti è previsto fino a fine giugno. Ecco. C'è anche la possibilità per le piccole imprese che hanno una cassa in deroga, la cassa integrazione in deroga, di poter anche arrivare fino al 31 dicembre. Sono interventi parziali che non risolvono i grossi problemi che si sono delineati, ma che comunque possono frenare, arrestare parzialmente questa situazione. E per le famiglie e i singoli cittadini cosa cambia? Ma c'è un decreto all'interno di questo provvedimento, c'è un contributo anche per sostenere la lotta alla povertà, se addirittura raddoppiato il problema della povertà.